Ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi dopo diverso tempo, forse 7, 8, 10 mesi, non lo so, facciamo un mi preparo con voi. Diciamo che ormai il pomeriggio è quasi finito. Era libero questo pomeriggio, ho fatto dell'altro, poi ho deciso, ok, registro un video, mi preparo, comunque dopo devo scendere, ne approfitto per registrare delle video recensioni di prodotti che vedete alle mie spalle. Praticamente per caricarvi i video di quei prodotti là dietro arriveremo a Natale, super giù. Comunque, ho già messo il fondo perché ho registrato una clip per un altro video. Ok, si sta settando. Lo voglio andare un attimo a fermare, ma prima di fermarlo bisogna che io corregga quello che il fondotinta non mi ha corretto. Dall'ultimo video, che non ricordo quanto risale, ma comunque era nell'inverno. Allora, cosa è successo? Nulla, lavorativamente sono disoccupata. A febbraio è terminato il contratto con l'azienda sotto la quale lavoravo e non me l'hanno voluto confermare per sia motivi aziendali che economici, nel senso che ok, non l'hanno detto loro, ma conoscendo come funzionano i contratti e i benefici che il governo dà a chi assume nuovo personale, a chi fa formazione, eccetera, io facevo parte del vecchio personale, quindi ovviamente non avevano più incentivi economici da parte dello Stato a tenermi a lavorare lì, quindi per ora prenderò la disoccupazione, quindi sono letteralmente disoccupata e in cerca di nuovo lavoro. Anche se la ricerca la sto settorializzando per il semplice motivo che non ho fretta. Fortunatamente esistono degli aiuti e fortunatamente due, vivo ancora con i miei. Ho dimenticato il correttore occhiaie, giusto una gocciolina la vorrei mettere qua. E quindi non ho delle spese urgentissime, quindi per ora posso settorializzare la mia ricerca e dedicarmi anche ad altro, nel senso che sto studiando per un paio di concorsi che sono usciti in questo periodo. Ne ho affrontato la prova per uno di recente. Perché mi si è aumentata l'occhiaia? Oh, correttore, che fai? Mi sparisci così tra le mani? Vediamo un po' cosa succede. Più o meno. Boh, non capisco. Forse è che ci ho messo il correttore e ora si tira. La cipria ora si tira, spero di no. Questo significa che il fondotinta che sto usando e omaggiando e lodando in tutte le salse rischia di tradirmi. Vabbè. Vabbè, proseguiamo. E quindi sto settorializzando molto 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 la mia ricerca di nuovo lavoro. Quindi, se prima, tra virgolette, mi sono accontentata, parlare di accontentarsi nel lavoro e sputare nella minestra dove si mangia non è mai cosa buona e giusta, anzi, il lavoro nobilita la donna, nobilita l'uomo, il lavoro è dignità, il lavoro è tutto, quindi qualsiasi lavoro è da tenersi, da prendere, da fare, eccetera. Non si sputa mai. Però, visto che ho la possibilità di stare un po' tranquilla, dirigo le mie indagini, la mia ricerca verso lavori che comunque includono un titolo di studio un pochino più elevato rispetto a quello che facevo prima. Non so se vi ricordate, io prima lavoravo in un call center tecnico. E comunque, per parlare con le persone e per avere la pazienza, bisognerebbe andare dallo psichiatra ogni 2-3 minuti. Comunque, quel lavoro è andato. E
E quindi siamo alla ricerca di un nuovo lavoro. Siamo in estate, io mi ero prefissata dopo che avevo saputo di essere stata licenziata e quindi essere disoccupata, mi ero prefissata un'estate da paura, volevo fare 10.000 viaggi, 10.000 esperienze, eccetera, ma purtroppo o per fortuna lo studio e quindi la ricerca di nuova occupazione hanno un po' sballottato le mie, i miei obiettivi estivi. Cosa volevo fare? Praticamente, prima di tutto, volevo andare a Roma per il saggio di mia sorella, lei è un'insegnante, e quella è andata. Sono andata due volte, nel giro di 10 giorni sono stata due volte a Roma, anzi forse di più, nel giro di 15 giorni, sì. Praticamente sono andata un fine settimana lungo, sono tornata a casa e sono ripartita il fine settimana lungo della stessa settimana dopo. Così, vabbè. Ma solo perché nella prima occasione sono stata da sola a casa con mia sorella, la seconda sono andata anche con mio fidanzato e quindi devo ritornare a casa per cambiare. Avevo altre cose da fare in quei pochi giorni in cui sono ritornata a casa. Quindi sono stata a Roma, ho visto il saggio di mia sorella. Mia sorella quest'anno ha fatto anche, sfumo un po' il contouring con un kabuki, ha fatto anche in tutti e due i saggi una variazione, praticamente una variazione come ho detto che era? Era contemporanea. Le variazioni non sono null'altro che un passo solo, ora di preciso tecnicamente non ve la so spiegare, però comunque erano anni che non vedevo ballare mia sorella e mi sono emozionata tutte e due le volte. Ogni qualvolta io la vedo ballare mi vengono le palpitazioni perché vedo nei suoi occhi, i suoi occhi brillare, è una cosa stupenda. Togliamo un attimo le righine del fondotinta, un attimino. Poi ovviamente, stando a Roma, ne ho approfittato per fare un pochino la turista. Abbiamo gironzolato un po', sempre nelle ore pomeridiane, diciamo dalle 7, intorno alle 4 fino ovviamente a ora di cena. La mattina, sinceramente, la sera facevamo tardi. Allora, io di solito quando viaggio sono una di quelle turiste che si alza relativamente presto la mattina, abbigliamento molto comodo e via fuori per la città capitale eccetera fino a ora di cena. Anzi, se siamo in un posto in cui l'albergo è lontano dal centro, usciamo la mattina e ritorniamo direttamente a dormire la sera e ovviamente torniamo a casa più stanchi di prima, ma questi sono piccoli dettagli. Invece a Roma siamo stati a casa di mia zia, quindi non avevamo fretta della colazione, ce la siamo presi con molta relax, quindi colazione con calma, siamo scesi con calma e poi ovviamente essendoci mia sorella a Roma, perché lei vive a Roma da tanti anni, abbiamo fatto molta più vita mondana, notturna rispetto alle nostre solite vacanze. Non siamo per niente tipi da, perché ci piace molto scoprire le città in modo culturale, musei, passeggiate per vicoli particolari eccetera, quindi poi la parte di vita notturna, vita giovane tra virgolette la facciamo veramente poco, ma qua anche quasi per nulla. Cioè siamo stati, non so, a Londra, beh, eravamo piccolini pure tra virgolette, però non abbiamo fatto chissà, cioè Londra è la patria del divertimento eccetera, eppure ce la siamo vissute poco. Ma anche quando siamo andati a Dublino a casa di un amico che è un grande festaiolo, oppure ce la siamo goduti poco, perché sempre per lo stesso motivo. Comunque, ritornando ai miei piani per l'estate, alcuni fatti altri no, secondo piano per l'estate era andare a trovare mio cugino che si è sposato 2 anni fa e ha comprato casa, quindi dopo aver passato un piccolo periodo in affitto dopo il matrimonio, anzi prima e dopo perché hanno anche un po' convissuto, hanno comprato casa lui e la moglie, quindi una casa grande, c'è anche
due stanze, a parte la stanza da letto dei padroni di casa, la stanza per gli ospiti, no? È grandissima, quindi ne abbiamo approfittato e siamo andati a trovare mio cugino. Io ora sto pensando che cosa mi devo mettere sugli occhi mentre gli sto parlando, quindi mi sto un attimo ubriacando. Sì, ce l'ho. Ogni tanto capita. Quindi siamo stati da mio cugino a Empoli e abbiamo fatto un po' di giri. Siamo stati a Volterra, siamo stati a Lucca, siamo stati a delle terme fighissime vietate ai minori di 18 con il bar all'interno della piscina, e ho realizzato uno dei sogni che avevo in mente da sempre, cioè stare praticamente con l'acqua che ti arrivava qua e il cocktail in mano. Oh, una figata esagerata. Era una cosa che desideravo fare da tantissimo tempo e l'ho fatta e sono stata contentissima. Poi siamo stati in giro comunque con mio cugino e la moglie. E per ora questi sono stati i nostri spostamenti. Quali erano le nostre idee nel frattempo? Allora, io avevo esplicitamente richiesto di poter andare a vedere il campo di concentramento di Auschwitz. Non mi ricordo quando, forse l'inverno scorso, Alberto Angela fece una puntata, anzi più di una, durante la settimana della commemorazione del ricordo, eccetera. E vedendo quella puntata mi è scattato dentro di me un qualcosa che mi ha fatto capire che io dovevo andare assolutamente, dovevo andare il prima possibile. E quindi ci eravamo detti sì, ci andiamo. Però per come sta andando la situation, impegni eccetera, mi sa che quella salta, e sono veramente dispiaciuta. Poi ovviamente c'è sempre la casa al mare di miei suoceri. Non so se riusciremo ad andarci quest'anno, spero di sì, perché là vicino c'è un bellissimo lido, praticamente si trova a Maratea, è un lido un po' particolare, nel senso che non ha una spiaggia, ma è costruito in un uliveto, sì, dove ci sono gli ulivi. E quindi c'è tutto questo bel fresco dato dagli alberi, eccetera, e poi si scende a mare tramite una scaletta come se fosse una piscina, ed è un posto stupendo. L'anno scorso postai anche una foto su Instagram, due foto su Instagram dell'isolotto che si vede di fronte, ed era, è veramente un posto divino, rilassantissimo. Però mi sa, non so se quest'anno questa nostra abitudine potrà essere soddisfatta. Poi cosa volevamo fare più? Meglio, cosa devo fare? Iniziamo a mettere una matita nera. Poi avevamo intenzione di andare a Marina di Camerota e farci un weekend lungo lì. Quello probabilmente riusciremo a farlo. Cioè, noi abitiamo da Marina di Camerota, dove abito io, saranno forse un'ora e mezza, massimo 2 ore di viaggio. Sono diversi anni che lo diciamo e puntualmente non riusciamo ad andarci. È snervante quando succede una cosa del genere. Comunque, quest'anno dovremmo riuscire ad andarci. Ora vediamo. Poi cosa avevo intenzione di fare più quest'estate? Sì, e questa la faccio, ma la faccio da sola. Allora, una parte della mia famiglia, la mamma del cugino di cui vi parlavo prima, con un altro mio cugino e mia cugina, abitano in Calabria, a Palmi. E l'ultima domenica di agosto, non tutti gli anni, ma non ricordo ogni quanto tempo passa tra una manifestazione e l'altra, fanno una manifestazione che si chiama Varia, la Varia. Praticamente costruiscono una struttura in legno molto alta, non so quanti metri sia,
che si spinge a forza di uomini e passa per la strada principale del paese. Al di sopra ci sono, tipo la costruzione ricorda una nuvola perché si fa la rappresentazione dell'assunzione di Maria Vergine al cielo, quindi c'è una bambina che interpreta la Madonna, c'è un signore che interpreta, se non sbaglio, Dio non ricordo. San Pietro, forse, non ricordo. Comunque, la prima volta che la riproposero, perché era stata bloccata per diversi anni, io ero a Palmi con la mia famiglia, ma cos'era successo? Avevo la febbre, mi era beccata la febbre. Quindi c'erano i miei parenti, mia madre, mio padre, mia sorella, i miei cugini, eccetera, che erano andati e mi avevano lasciato solo a casa. E mi è rimasta qua questa cosa di andare a vedere la varia. E quindi quest'anno ho detto a zia: zia, ti vengo a trovare, devo assolutamente vedere la varia. È una cosa che devo fare, me la sento, finalmente vengo. Visto che la mia dolce metà in quel periodo già starà lavorando, anzi, non, secondo me non smetterà proprio questa un attimo di concentrazione, non smetterà proprio quest'estate, giusto i weekend, comunque. Quindi, visto che lui è impegnato e non mi ci può accompagnare, meglio mi vado a godere la mia famiglia, ogni tanto ci sta. E cosa volevo fare più? Nulla più se non sbaglio, no, questi erano i miei piani estivi, quindi diciamo che per ora due sono andati, un paio probabilmente salteranno e un altro pure probabilmente andrà in esecuzione. Per quanto riguarda la pallavolo, che è sempre uno degli argomenti dei miei, mi preparo con voi. Allora, finito il campionato, ci siamo salvate. L'ultima di campionato, il delicato del mister, prima di entrare in campo, ci dice: se nelle prossime 2 settimane non ricevete news dal dirigente, da me allenatore, siete fuori dalle idee bollistiche della società per l'anno prossimo. Quindi vi potete cercare una nuova squadra. Io non ho ricevuto notizie. Poco dopo c'è stata l'ultima di campionato maschile e io sono andata ovviamente a vedermela perché era importante. Comunque, finché tecnicamente ancora faccio parte di quella società, a me fa piacere ovviamente andarmi a vedere anche le partite della compagine maschile. La presidente, tutta carina, mi ha salutato, baci, eccetera. Quel grandissimo, grandissima persona educata del mister non mi ha rivolto mezza parola. Mi ha detto una stronzata. Il fratello a fianco si è fatto una mezza risatina per dire: sta deficiente, eppure è venuta sapendo che non è stata confermata. E mi hanno girato le spalle. Allora, io ho giocato in quella società per 7 anni, se non erro, e mi dispiace essere stata trattata in questo modo. Non ho avuto ancora il tempo materiale di andare dalla presidente e dirle che mi sono sentita trattata di cacca dopo tutto quello che ho dato alla società. Però appena ho un attimo ci vado, la vado a ringraziare per gli anni in cui sono stata nella società, sono stata benissimo, e a rinfacciare quello che ha fatto il nuovo mister. Cioè, una cosa del genere succedeva. Cioè, come se al lavoro
non so, io lavoravo su turnistica, quindi ogni 2 settimane usciva la turnazione delle settimane successive. Io invece di trovare i miei orari, trovavo licenziata, licenziata, licenziata. È la stessa cosa. Abbi il coraggio di alzare la cornetta, di far alzare la cornetta al dirigente, che si è sempre proclamato essere molto amichevole, molto gentile, eccetera, e di Elisa, ci dispiace. Date una motivazione all'età. Sono grande, sono vecchia, ho 35 anni. Ci dispiace, Elisa. Noi puntiamo su un target molto più giovane di te. Grazie per gli anni che ci hai dedicato. Se ti va, vieni a vedere le partite, vieni a tifare per la tua ex squadra. Era anche non umanamente, era anche educativamente meglio rispetto a come si sono comportati. In più, devo anche andare a dire alla presidente di un fatto increscioso che è successo. Un attimo, che mi sto perdendo perché so qua non finisco più. Di un fatto increscioso che è successo in palestra più o meno a metà campionato, mentre stavamo lottando per salvarci. Quella super maleducata della tizia che fa il capitano mi ha messo le mani addosso. La questione è venuta a conoscenza la presidente, il mister, il dirigente e tutta l'andaradanna appresso. Questa deficiente mi ha messo le mani addosso perché non è in grado di affrontare una semplice discussione verbale di 3 frasi. È arrivata la seconda, io ho dato la terza e lei mi ha dato un cazzotto. Questo è successo. Quindi immaginate un po' che personaggio è questo capitano. Comunque, come stavo dicendo, la presidente è venuta a conoscenza di questa cosa, ha voluto parlare con me, con l'altra ragazza, con il mister, dicendo che avrebbero risolto il tutto. La ragazza è rimasta capitano. Io avevo chiesto che gli fosse tolto questo titolo perché era questo titolo che le dava la testa, e invece non le è stato tolto nulla. Anzi, ha continuato a fare la prepotente verso compagne più giovani e meno abituate alla sua maleducazione estrema, così come è maleducato il mister. Quindi andrò anche a dire questa cosa, che per me la società in quel caso non si è comportata in modo normale. Doveva dare un esempio di equità e lasciare intendere che certi atteggiamenti vengono puniti e puniti severamente, anche perché tu cresci delle bambine che diventeranno poi ragazze, che diventeranno poi donne del futuro o uomini perché hanno anche la maschile, e tu non puoi far capire che con la violenza ti puoi permettere di fare certe cose e passarla impunita. No, non mi sta per niente bene. Non sono un'educatrice, ma credo che sia il modo peggiore per educare delle persone. Ok, mi sto infervorendo, quindi va bene così. Non ci voglio più pensare. E quindi cambierò, probabilmente cambierò o sport o società. Una ragazza che giocava con me, sempre in questa società, che è andata via qualche anno fa, che è una ragazza che mi segue anche. Quindi Annina, se stai guardando questo video, un bacione forte forte forte. Sta formando una nuova società di pallavolo. Io quando l'ho saputo sono rimasta veramente entusiasta, e in più ho saputo che il mister sarà uno dei mister che forse mi ha allenato di più in tutta la mia carriera. L'ho avuto che ero molto piccola in una società molto importante qua a Salerno. Mi ha allenato sia in squadre di livello inferiore che poi in Serie C. Me lo sono ritrovato in un'altra società che poi per motivi economici chiuse bottega, e insieme a questo mister e la ragazza che stavamo dentro fondammo anche noi una società, che questa società al momento fa la Serie A2, se non sbaglio, mi sembra di sì. Quindi posso dire di aver fondato, ho fatto fondare una squadra che ora porta il nome della Campania, della provincia di Salerno, alto a livello pallavolistico. Comunque, questo mister mi ha allenato in totale non so di preciso quanti anni, ma parecchi. Considerando le 3 squadre, veramente tantissimo mi ha allenato.
lui si ricorda la prima volta che lo incontrai, forse ero minorenne, forse avrei, cioè, quanto avrei avuto avere? 16 anni, non ricordo, però è veramente un buonissimo allenatore, mi piace tanto, quindi sono contenta anche se questa cosa va in porto. Qualche altra information? No, la mia vita va bene così per il momento, vado a fare le labbra. Ok, come luce delle labbra voglio mettere questo nude marroncino sopra, anche perché è molto idratante e sta andando molto a mare. Allora, non me ne ero resa conto, ma era finita la memoria, perché praticamente di recente sono stata a Pesto, mi ho fatto all'area archeologica e ho fatto alcune fotografie che non ho ancora passato sul PC e quindi ovviamente la memoria era residua. Ora ho messo un'altra schedina di memoria, speriamo che riusciamo a fare tutto quello che volevo fare. Comunque, stavamo parlando, spero che si sia registrato quello che stavo dicendo, della nuova stagione che sto vedendo in questo momento. Sto vedendo Ai Zombie, la storia di una, oddio, come si dice, l'ho detto prima, tirocinante di medicina, che viene invitata su una festa su una barca, e la barca viene attaccata da degli zombie. Lei viene graffiata da uno di questi e la mattina dopo si risveglia all'interno del sacco, quello là da cadaveri, sulla spiaggia del, credo che era un fiume, un lago, qualcosa del genere, dove c'era la, dove avevano fatto sta festa in barca, trasformata in uno zombie. E si cambia proprio l'aspetto, di un aspetto pallido, i capelli diventano biondissimi, quasi bianchi. E nulla, lei per poter sopravvivere, non diventare uno zombie tipo quelli Romero che attaccano, che mangiano le persone eccetera, si deve nutrire di cervelli e si fa assumere all'obitorio, quindi diventa una specie di sì, medico legale, quindi lavora per la polizia e fa le autopsie. E questa serie TV mi sta prendendo molto molto bene, mi piace tantissimo, mi piace veramente tanto, è acuta, molto contemporanea, nel senso che anche le cose che nomina, quali possono essere l'internet, i social media eccetera, è sul pezzo, nel senso che parte già sparato a un certo punto, forse la prima puntata dice Instagram, quando poi Instagram all'epoca in Italia non esisteva ancora, comunque lo utilizzavano poche persone, ma in America già aveva fatto il boom. Rent è molto, poi è molto arguita, mi piace tantissimo come serie. E in più è a metà tra gli zombie che io adoro, i non morti che io adoro, e un poliziesco, perché lei, mangiando i cervelli dei cadaveri che arrivano all'obitorio, assimila, finché non digerisce, memorie e atteggiamenti del defunto assassinato, e quindi aiuta un detective a risolvere gli omicidi. È veramente molto molto carino. Dimenticate di piegarmi anche questa ciglia, ma non fa niente. Mi sta piacendo molto, mi sta prendendo veramente molto. Nella parte iniziale voglio mettere anche un po' di base per volumizzare questa parte qua, dove non ci sono le ciglia finte. Poi, di recente al cinema cosa siamo andati a vedere? Arrivederci professore, un film con Johnny Depp, che interpreta un professore di college di letteratura, se non sbaglio, poesia, ora non ricordo, che scopre di avere il tumore ai polmoni. Questa notizia ovviamente lo sconvolge all'ennesima potenza e decide di
vivere gli ultimi momenti della sua vita al di fuori di ogni regola, godendosi appieno gli ultimi minuti della sua vita. E mi è piaciuto molto. Johnny è stato, Johnny, come se fosse un mio amico, e Johnny Depp è stato veramente bravissimo. Mi sembrava di vedere Johnny Depp di, non voglio dire Pirati dei Caraibi, perché là ovviamente è storia comune, ma si è bruciato parecchio. Johnny è un attore da paura. Vederlo fare quello che poi gli sa fare meglio, cioè l'attore da paura, torni a casa che a ripensare alla sua interpretazione ha ancora i brividi. Cioè io a un certo punto ero così immersa nella storia, lui che recitava così in modo maniacalmente bellissimo, che io non vedevo più la faccia di Johnny. Cioè ovviamente sapevo che era Johnny, però ormai era quel personaggio, non... e non mi ricordava nessun altro dei suoi personaggi, perché poi di recente, dopo Pirati, eccetera, un pochettino sulla scia di Jack i suoi personaggi un pochino tutti viravano, e questa cosa mi dispiaceva molto, perché poi lui è stupendo, è bravissimo a fare, a creare, a tirar su personaggi sempre diversi, sempre con un carattere speciale, sempre ben disegnati, interpretati. Jonathan, sì, vabbè, stavo pensando a Jonathan Davis, ora non chiedetemi il perché, no, lo so il perché ho ascoltato l'ultimo pezzo dei Korn che hanno caricato una settimana fa sul loro canale, ormai ci sto a loop. La sto ascoltando diverse volte al giorno perché mi piace molto. Comunque, arrivederci prof. Se avete modo, andatela a vedere e poi mi saprete dire. È veramente uno spettacolo. E non lo dico perché sono di parte, perché io amo quell'attore, ma perché è veramente bellissimo. Ok. Make-up fatto, l'ultima cosa che devo fare è fissare il tutto con lo spray della Revolution London, ma lo faccio dopo perché sennò mi scioglie il mascara ed è tutta fatica sprecata. Ok, io ora vi saluto, se ti va ovviamente mi puoi sempre supportare con un pollice in su, se ti ho fatto compagnia in questi minuti in cui mi sono truccata io in tua compagnia, se ti va e non vuoi perdere i prossimi video di make-up, di recensione, eccetera, di acquisti, ovviamente c'è sempre il tastino per l'iscrizione sia giù sia nell'ultima visuale del video. Io nel frattempo ti ringrazio, ti mando un bracione, un bracione, ti mando un bracione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!